se mi chiedete come io non avrei voluto cominciare il campionato, era così. Nel senso che abbiamo perso la partita in casa, abbiamo perso di un punto. Si è fatto male il nostro capitano dopo pochi minuti di gioco. Cioè, voglio dire, onestamente, ce n'è tante. Partendo dai complimenti a Bologna, chiaramente è venuta qua con nulla da perdere, come io sostenevo in settimana, ho detto a tutti, e ha fatto la sua partita cercando di sporcarci il più possibile il nostro attacco. E c'è riuscita anche perché il nostro campo è diventato onestamente stretto quando abbiamo cominciato a non far mai canestre da soli a tre punti. Allora le loro scelte di chiudere sui nostri due creatori di gioco in questo momento, che sono Guerra e Green, in quel modo là, ha avuto buon gioco, senza poi neanche una sicurezza di Simone dentro. Ho provato a far giocare molto Giancarlo Ferrero dal numero 4, chiaramente una roba così, diciamo, estemporanea di emergenza, però ha funzionato poco anche quello, nel senso che alla fine non siamo riusciti, nel momento in cui abbiamo messo, credo, almeno l'energia sufficiente per poter giocare una partita di professionisti in pallacanestro, non abbiamo fatto canestro. E questo è stato il nostro problema. È cominciato a venirci meno la fiducia, il tempo cominciava a andare, non riuscivamo a ripassarli avanti. Tra l'altro, per voglia, abbiamo sempre, a parte alla fine, sbagliato tutte le azioni che ci potevano dare il vantaggio, per energia, perché cavolo, io sto giocando male, allora devo fare qualcosa. E non è così che funziona, onestamente. Io ho chiesto che la squadra avesse un approccio differente al campionato, che se non si sentisse responsabilizzata per quello che era successo l'anno scorso. Non vi so dire se ha pesato quello o comunque il nostro pessimo inizio dal punto di vista di energia difensiva, e poi ha pesato con i falli di Green, due falli dopo pochi minuti, con incomprensioni, e poi siccome non ci sono più state, e non è che io ho cambiato, ho fatto chissà quali magate, a parte qualche piccolo aggiustamento del terzo periodo, onestamente lasciano un pochino perplessi per quello che riguarda un approccio probabilmente o un po' morbido o un po' troppo preoccupato. Cioè, siamo in casa nostra, bisogna onestamente imporsi e non fare il contrario. Poi è chiaro che quando ti viene tutto male e l'altro viene tutto quasi bene, insomma, cominciano a entrare tardi pericolosi che ci hanno scavato, e nonostante tutto abbiamo tirato credo 4 volte per pareggiare, volevamo sbagliare un libero e l'abbiamo messo dentro, purtroppo il tempo era rimasto così poco e neanche facendo fallo siamo riusciti ad avere l'ultima possibilità di tiro.